Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi praticamente non si può definire un video quello che starete per vedere perché in realtà sarà solo audio, una sorta di podcast da ascoltare soprattutto tra un paio di minuti. Ho voluto caricare una porzione di quest'audio qui di 15 minuti che ho mandato circa 2-3 giorni fa all'interno del gruppo, una sorta di audio motivazionale, poi ho tagliato comunque la parte centrale che era un po' più intima e riguardava un po' più quello che si svolge all'interno del gruppo. Magari ad alcuni può essere d'aiuto, può far riflettere, ad altri sicuramente non gliene fregherà nulla, però visto che sto per partire per le ferie, comunque prima di agosto di sicuro sarò assente sul canale, diciamo all'incirca 3 settimane, volevo comunque lasciarvi qualcosina prima di andare, quindi magari questa cosa qui può essere anche carina. Oltretutto poi con l'estate, per fortuna molte persone che magari durante l'anno non leggono tanto, comunque aprono qualche libro in più per passare il tempo sotto l'ombrellone, in spiaggia, mentre si prende il sole. Quindi ne approfitto anche, visto che comunque l'audio riguarda poi il migliorare se stessi, la crescita personale, ne approfitto anche per lasciarvi un link poi qui sotto in descrizione o nei commenti su una serie di libri secondo me molto utili o che per me personalmente mi hanno aiutato, che non riguardano il trading, tranne giusto due o tre, ma che comunque sono cose che si riflettono assolutamente anche sul trading. Per me la crescita personale come esseri umani, come persone, va di pari passo alla crescita, da trader. Quindi niente, vi lascio adesso a quest'audio, non c'è niente da vedere, quindi potete anche cambiare scheda del browser, casomai ascoltate e basta. E ci risentiamo appunto ad agosto, quando tra l'altro il canale compirà il suo primo anno, magari per il compleanno facciamo anche qualcosa di diverso e di carino. Vi auguro delle buone ferie, ci sentiamo ad agosto, ciao a tutti! Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Cito Einstein all'inizio: finché la vostra concentrazione è alta, dai, perché tra 2 minuti sarete già lì a cazzeggiare sul PC, lo so, lo so. Allora, quest'audio potrei prenderci gusto su questa cosa di mandare audio in sostituzione, no, non in sostituzione, quando non ci sono webinar. Almeno resto a stretto contatto e virtualmente tiro qualche sberla a qualcuno, perché lo scopo degli audio magari è ravvivare un po' la fiammella che alcuni di voi tendono a spegnere quasi. Quest'audio, infatti, diretto, non faccio nomi, volendo un qualche nome potrei anche farlo, ma non faccio nomi perché tanto chi è colpevole dentro di sé lo sentirà. Quest'audio è diretto a quelle persone che quando trovano un ostacolo, parlo del trading, non parlo della vita in generale, quello non mi permetterei mai, adesso parlo del trader. Quel trader che quando trova un ostacolo, voi immaginatevi proprio l'ostacolo davanti a voi, invece che provare a scavalcarlo, facciamo finta che siete in un corridoio, no? Non c'è modo di agitarlo di lato, no? Ma lo si può o scavalcare o tornare indietro. Ecco, l'audio è rivolto a quelli che tornano indietro. O scavalcano, si fanno un po' impaurire, si bloccano, inciampano, boh, tornano indietro, provano un'altra via, un altro corridoio. Quest'audio è rivolto a loro, perché per quelli che scavalcano, inciampano, ci riprovano e rinciampano, ci riprovano e rinciampano, non ho nulla da dire. Ho qualcosa da dire a quelli che ci rinunciano al primo colpo, ci rinunciano ancora prima. Perché nella vita in generale, questo genere di persone un po' pessimiste, che si lamentano, che si abbattono, che si deprimono, non mi piacciono. E non mi piacciono perché io rientravo in quella categoria. Davvero, non c'è niente di male, no? Non è che tutti nasciamo con forza di volontà e grinta, è una cosa che dobbiamo sviluppare. Io ero abbastanza uno che prima di fare una cosa ci metteva una vita, poi magari ai primi problemi si faceva dei problemi, appunto, che magari neanche c'erano, poi a dire la verità. Ho iniziato a lavorare su me stesso. Ho sempre avuto, diciamo, comunque interesse per la lettura di libri di crescita personale, a maggior ragione quando ho capito che per quello che volevo ottenere io non ero sufficiente, io non bastava. Quello che avevo dentro come persona non era abbastanza per poter raggiungere certi obiettivi. Voglio vivere libero da capi, da stipendi, da posti fissi. Allora non posso essere interiormente una persona comune o qualunque. Adesso non voglio offendere, ma nel senso, se voglio fare qualcosa di straordinario, devo essere una persona straordinaria. O gratto il gratta e vincio la botta di culo, vinco la lotteria, oppure devo essere una persona straordinaria. Non ho mai giocato in vita mia i numeri del lotto, quindi il mio obiettivo era diventare una persona migliore per raggiungere obiettivi migliori. Quindi
Non volevo rientrare in quella categoria di persone che si lamentano, si lamentano, si lamentano, però alla fin fine lo stipendio a fine mese lo accettano perché è facile accettare lo stipendio. Infatti io sconsiglio sempre di licenziarsi per provare a fare trading, è roba da pazzi, proprio totali, perché vi dà sicurezza e tranquillità. Fate quello che dovete fare, stipendio a fine mese, fine. Nel trading fate quello che dovete fare, potete anche farlo bene, però lo stipendio poi non ce l'avete garantito. Allora mi sono messo a lavorare su me stesso, leggi un libro, leggi un altro, magari i primi sbuffi pure perché dici, vabbè, dai, queste sono cazzate, non è possibile. Poi inizi magari a sentire gente che ce l'ha fatta, no? Che dice le stesse cose che leggevi su quel libro. Quindi magari inizi a ricollegare i punti. Anche a distanza di anni, io il mio primo libro di crescita personale l'ho letto appena ventenne, poi dopo 3-4 anni ho letto, ho sentito cose che mi hanno ricollegato a quel libro e lì ti scatta, ti si accende proprio la lampadina nel cervello che ti fa capire cose che per 4 anni magari avevi di fronte e non capivi. E inizi a prendere fiducia, inizi a capire che forse se correggi certe tue abitudini sbagliate, le sostituisci con delle abitudini migliori, forse qualcosa inizia a ingranare e... Parliamoci chiaro, io sono un ignorante che ha studiato l'alberghiero, che ha mollato la scuola a 16 anni per iniziare a lavorare. Mi sto costruendo comunque qualcosa. E se ce la fa una persona normalissima come me, che a malapena sa mettere in fila due frasi di italiano senza fare errori, ce la può far chiunque, non è una cosa inaccessibile, no? Mi sto costruendo il mio nome, sono diventato un imprenditore comunque a tutti gli effetti, perché comunque questa è un'attività, ma anche per altre cose mie al di fuori del trading ho degli obiettivi. E sono una persona qualunque che si è messa a lavorare su se stessa. Segnatevi lavorare su se stessi che dopo tornerà utile. Oppure voi non avete la testa pronta per accettare certe verità. E a quel punto dovete lavorare su voi stessi. E ci ricolleghiamo alla frase di prima. Molti, quando le cose non vanno, vanno sul grafico. Questo non va bene, il money management non va bene, questo non va bene. No, siete voi che non andate bene per il trading. Perché il trading è semplice. Prende la strategia funziona, ti apre un money management che funziona, delle regole che funzionano, seguo le regole, porto a casa, fine. Lo sa fare anche un bambino dopo che lo impara a memoria. Quello che non sappiamo fare, come vi ho detto l'altra volta, è metterci le mani sotto il culo quando siamo seduti nel momento in cui le cose non vanno. E a proposito di questo, sto per dire una cosa che forse contrarierà molto qualcuno e non me ne frega niente, perché ho ragione su quello che sto per dire. Molti non hanno capito come funziona o qual era lo scopo del gruppo di trading automatico, questo un po' mi dispiace perché è anche colpa mia. Molti di voi l'hanno vista come la scorciatoia. Ah, non riesco a fare trading manualmente, che due palle. Aspetta, però se io faccio girare l'expert advisor, io non faccio trading, faccio i soldi, sono un genio. No. L'expert advisor vi andrà in drawdown. Voi inizierete a nervosirvi se vi deprime perdere a prescindere se perdete voi in prima persona o l'expert advisor. Andrete a toccare, non darete mai il tempo alle cose di raggiungere il lungo periodo. Voi vivrete di tanti piccoli brevi periodi e non vedrete mai questo lungo periodo. Non è che il lungo periodo è da qui a un anno. Da qui a un anno consecutivamente, se io in quest'anno cambio 12 volte cose una volta al mese, non è lungo periodo quelli, sono 12 brevi periodi. Se voi non riuscite a fare le cose col training discrezionale, andate tranquilli che i disastri li fate anche col training automatico. Infatti, si è detto fin dall'inizio che era una cosa complementare, non sostitutiva. Molti di voi invece l'hanno presa come sostitutiva e alcuni di voi si sono anche resi conto di questa cosa, per fortuna, alcuni no. Poi fate come volete, per carità. Io non posso obbligare nessuno a far capire certe cose. Però rendetevi conto che se i pattern armonici funzionano, non c'è una persona che ha tirato fuori tutti i backtest negativi. Magari su qualche coppia c'è un backtest negativo, ma tutti quanti voi, almeno su una coppia, avete trovato risultati positivi. Se non riuscite ad applicarli, cosa continuate a cercare la soluzione al trading, al mistero del trading sui grafici? I grafici vi hanno dato una risposta, quello funziona. Se non riuscite ad applicarlo, la risposta che manca ai vostri dubbi, alle vostre domande è dentro di voi, siete voi il problema e dovete studiare voi stessi, non il grafico.